Felvidol, l'associazione di acido alfa-lipoico e magnesio, costituisce l'unico valido aiuto nel dolore pelvico della donna, dall'adolescenza alla menopausa. In particolare se ne consiglia l'uso nei casi di dismenorrea nel ridurre l'ipercontrattilità uterina, per prevenire il parto pretermine e nella preparazione alla diagnosi prenatale invasiva. Gentile collega, in questo caso di acrania ti porto alla tua osservazione alcune altre considerazioni. L'acrania, o difetto del tubo, più frequente difetto del tubo neurale, è caratterizzato dalla mancanza della volta cranica. In letteratura si descrivono un caso ogni 1000, ma si trovano anche delle percentuali di gran lunga differenti, soprattutto legate al paese di origine. Sappiamo che è più frequente in Inghilterra e più rara, per esempio, in Giappone, in Cina. Sappiamo inoltre che potrebbero esserci dei fattori etnici alla base, per altri potrebbero esserci dei fattori alimentari legati all'uso dell'acido folico, ma non è stato mai riferito con evidenza scientifica. Hai visto la colonna vertebrale che era perfettamente regolare? E questo è importante perché la presenza di anomalie associate, soprattutto a carico della colonna vertebrale, è frequente. Devi osservare la presenza di tutti e quattro gli arti, perché a volte la crania o l'anencefalia non è legata a un'assenza della volta cranica, ma è legata a una distruzione, legata a una rottura precoce dell'amnios. E allora tu non ritroverai tutti e quattro gli arti e vedrai anche delle grosse gastroschisi. Qui invece gli arti sono tutti perfetti. Devi tenere presente che tra le anomalie associate frequenti sono la spina bifida, te l'ho già detto, il piede torto. Devi tenere presente altro messaggio che ti viene dato, che puoi trovare alti valori di alfa fetoproteina sul sangue, ma soprattutto sul liquido amniotico. Devi tenere presente che possono coesistere altre malformazioni, e qui tu hai visto la normalità di tutti gli altri organi che siamo andati a studiare. E adesso ritorniamo di nuovo all'estremo rostrale per farti vedere che lo splancnocranio è normale con i due normali bisorbitari, e invece fermeremo l'attenzione più a lungo sulla testa. Per quale motivo? Perché di abitudine a quest'epoca, noi qua ci troviamo a 16 settimane, osserva questa immagine, questa è un'immagine tipica di quello che si dice immagine a topolino, a Mickey Mouse, e infatti voi vedete che al di sopra della volta cranica si forma questo encefalo che assume la forma del fumetto di Topolino. Vediamo che l'addome è regolare, non vediamo lo stomaco. Perché non vediamo lo stomaco? Non devi pensare tanto all'atresia esofagea quanto al fatto che in questi fetici possono essere frequentemente dei disturbi della deglutizione che non fanno evidenziare lo stomaco e portano nel terzo trimestre, in quei rari casi che arrivano al terzo trimestre, anche ad un polidramnios di grado lieve. Della testa vedrai che si riesce a studiare moltissimo, e questo è uno di quei casi veramente che puoi etichettare come acrania, perché già a quest'epoca di solito l'anatomia cerebrale si è scompaginata, non è più così chiara, e invece tu qua riesci ad osservare bene i trigoni, vedi che le strutture sono vascolarizzate, vedi addirittura il poligono di Willis, in questo caso hai visto la cerebrale anteriore e la cerebrale media, e puoi osservare una certa integrità del sistema nervoso centrale. Vedi, tu qua hai visto la cerebrale anteriore con il corpo calloso e con la pericallosa che se ne diparte da lì. Quindi, in conclusione, qual è? Non sempre a 16 settimane si è verificato un rimaneggiamento della struttura cerebrale, ma quando, come in questo caso, le meningi sono ancora ben rappresentate, tra virgolette proteggono ancora il contenuto cerebrale, che ovviamente però non ha purtroppo nessuna possibilità
di poter, sono fedi che hanno una prognosi sfavorevole. Qui stiamo vedendo il labbro che è perfetto. Ti ringrazio dell'attenzione. In altri video parleremo di altri aspetti della crania.